Buongiorno, come appunto messo nel post precedente, ho fatto vedere le uova che abbiamo messo all'interno dell'impasto, però volevo un pochino approfondire il ragionamento, il perché si utilizzano su alcune tipologie di esca le uova appunto intere. Perché in questo caso stiamo costruendo le Demon Krill destinate all'innesco, sia bilanciate, si possono utilizzare, che pop-up, che affondanti, però l'uovo intero, oltre ad avere una grande capacità che riesce a legare bene l'impasto, ma soprattutto ha una forte quantità di nutrienti o aminoacidi e quant'altro all'interno di essi. Questo combinato con tutta una serie di farine riesce a rendere pesca completa dal punto di vista, diciamo, strutturale, ma soprattutto da una forte impronta olfattiva e gustativa all'esca stessa. Poi combinata in questo caso con il krill, con Robin Red e tutti i titolizzati, riusciamo ad ottenere un'esca altamente performante. Vi faccio vedere l'impasto. Adesso deve essere... ecco, non so se si vede come è composto. La forte componente di Robin Red appunto lo rende di questa colorazione. Vedete all'interno, se si può notare, che è appunto un prodotto altamente artigianale. E adesso andiamo avanti con le fasi di rullatura. Più avanti vi faccio vedere il prodotto finito, semmai faccio un altro video, così avete l'idea completa delle fasi più o meno iniziali del procedimento di costruzione della nostra esca Extremo Bite fino alla parte finale. Buongiorno, allora, come promesso vi faccio vedere la parte finale delle esche che abbiamo costruito in precedenza. Abbiamo fatto, vi ricordo, le Demon Krill destinate all'innesco e adesso approfondiamo un pochino quello che è il risultato finale. Guardando l'esca, per capire se è fatta, se la cottura ha fatto una buona riuscita, deve essere sulla superficie dell'esca completamente cotta in modo omogeneo. Perché questo? Per evitare che ci siano punti dell'esca che si siano indeboliti a una cattiva impostazione del forno. Perciò esternamente adesso l'esca è completamente cotta allo stesso modo, ve la faccio vedere da vicino. E poi la andiamo a tagliare per controllare appunto il cuore dell'esca. Viene tagliata e se il risultato è un buon risultato, deve essere praticamente cotta in questo modo. Come si può notare, è perfettamente cotta allo stesso identico modo. Questo permette all'esca di avere una cottura in tutte le parti dell'esca stessa uguale, ma soprattutto di mantenere e conservare quelle caratteristiche strutturali che siano olfattive e gustative, senza essere compromessi da un cattivo funzionamento o impostazione del forno. Allo stesso tempo ci permette di avere punti di assorbire acqua e rilasciare in modo graduale, nell'arco del tempo, tutto quello che c'è all'interno dell'esca. Spero di essere stato esaudiente e vi ringrazio al prossimo video.